Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Sempre dal padiglione 3 del Comics, sono in compagnia dei Ghostbuster, in realtà. E poi di fatto, in realtà, dentro le vesti dei Ghostbuster abbiamo tre personaggi della sagoma editori, Sara, Alex e Andrea Ciaffaroni. Benvenuti su GRP. Grazie. Intanto abbiamo Andrea. Andrea, presente. Da Ghostbuster, perché voi avete allestito proprio il vostro stand sempre presente al padiglione 3, li trovate in ogni caso. Cioè, trovi tutto ciò che serve per acchiappare i fantasmi, giusto? Esattamente. Noi tre facciamo parte delle Ghostbusters Italia, anzitutto, che è l'unica associazione culturale che è dedita al culto di Ghostbusters. Quindi facciamo fare il corso per diventare acchiappafantasmi e tante cose. Ma veramente? Sì, sì, no. Sì, lancio della trappola, tutto quello che necessita. Poi la fatalità ha voluto che io sono anche scrittore e consulente editoriale della Sagoma Editore. Ah, ok. Quindi poi, diciamo, ho spinto l'idea di fare insomma una pubblicazione, visto che adesso è uscito Ghostbuster Legacy nelle sale. E hai fatto tre libri anche con Sagoma Editore, esatto, giusto? Esatto. Esperto di comici, ho scritto il mio primo libro su Peter Sellers, okay. Poi con Sandro Patecco, che è Renato, e adesso col centenario di quest'anno Nino Manfredi. Ah, però, complimenti. Grazie. Adesso però siamo qui e parliamo anche con una coppia di cosplayer, ma anche di fatto, perché siete marito e moglie, vero? Sì, una coppia a tutti gli effetti. Abbiamo Sara e Alex, altri due Ghostbuster, mi sembra di capire. Però parliamo di un libro nello specifico, che è Harold Ramis, mio padre, l'acchiappafantasmi, giustamente, certo. Di cui tu hai fatto la traduttrice. Sì, me ne sono occupata insieme a un altro traduttore, che è Valerio Albasini di Giorgio, che lui è anche di Roma, lo salutiamo, non è potuto venire fino qui, anche perché forse il momento è addirittura oltreoceano, e quindi abbiamo lavorato a questa traduzione in parallelo. In realtà siamo partiti lo stesso momento senza saperlo, e poi abbiamo unito il lavoro di entrambi, perché io appunto ho scoperto questo libro per caso, avendo il marito che assomiglia un po' ed è un po' appassionato vagamente al personaggio di Egon Spengler, ho detto: ma sì, cerchiamo qualche informazione in più. Ho scoperto che appunto in realtà Harold Ramis aveva fatto tantissimi film importanti, ho detto: sì, bene, non c'è qualcosa in più. Ho trovato questo libro scritto dalla figlia Violet Ramis, la sua primogenita, e mi sono letteralmente innamorata di questo romanzo, e dir poco, è un'autobiografia, una filmografia, una biografia, è una guida a fare i genitori, c'è veramente di tutto in questo libro, tra cui la storia, ovviamente, la vita di suo padre e di lei che ha vissuto con lui, che l'ha accompagnato sui set, quindi ripercorre tutto il percorso personale e artistico del padre. Fantastico. A fine del libro piangevo disperata, ho detto a lui: devi leggerlo. Fa: sì, dai, ma in inglese. Sì, vabbè, ma ci sarà in italiano? Non c'era. Non c'era, allora lo faccio io. Ho detto: te lo faccio come regalo di Natale. E poi veramente, wow, da lì ho scoperto che tante persone volevano leggerlo. Allora sono arrivata per vie traverse anch'io a Sagoma e mi sono... Vabbè, sei diventata impegnata. Una Ghostbuster anche te, di fatto. Sì, lui era già Ghostbuster, se io sono diventata adesso Ghostbuster. La domanda a tutti e tre la rivolgo: ma fantasmi ne abbiamo già trovati, ne abbiamo già acchiappati? Ne trovi in giro? Li hai visti in giro? No, allora abbiamo fatto un buon lavoro. Fantastici, fantastici. Io ringrazio Sacco Editore per essere stato qui con noi su GRP. Grazie ancora. Grazie a voi. GRP.